Cari iscritti del canale, questo video è dedicato a me stessa e so che comprendete che non è una, comprenderete alla fine del video che non è un'autocelebrazione esagerata, ma è il giusto riconoscimento che io devo alla mia persona. Io in questi giorni festeggio 29 anni che mi sono licenziata dalla multinazionale IBM e l'ultimo giorno che io ho lasciato il posto di lavoro portando via in un sacchetto tutti i miei effetti personali, avevo preparato un manifesto da affiggere nella bacheca sindacale perché io ero l'RSU, ero la rappresentanza sindacale unitaria, facevo tutto me. E misi nella bacheca sindacale le parole di Salvador Allende, che si possono sintetizzare in questo modo: loro hanno i cannoni, possono ucciderci, ma noi abbiamo la ragione dalla nostra parte e vinceremo per il futuro dell'umanità. Questo mio gesto, lasciato lì nella bacheca sindacale, seppi poi, nel corso degli anni, incontrando gli ex colleghi, che impressionò moltissimo tutti, anche i capi reparto. E colleghi, voglio ricordare che i miei colleghi all'IBM avevano tutti due lauree minimo ed erano 110 e lode, erano selezionati fra i migliori delle università italiane, decisero di rifondare la rappresentanza sindacale. E quindi io ho vinto. Vittoria. E voglio però partire da proprio da questo, no? Dal Cile. Dal Cile di Salvador Allende, dal Cile di Víctor Jara, dal Cile di Violeta Parra. In questi giorni mi è capitato di ascoltare su Visione TV l'inviato che Visione TV ha in Russia, non mi ricordo adesso il nome, non è importante, il quale ha terminato il video ricordando una canzone di Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, e lo ha ricordato pensando alle popolazioni del Donbass. Anche io stamattina mi sono svegliata. Presto, io mi alzo all'alba. Apro la finestra, guardo fuori e ringrazio di essere viva. Ringrazio di avere l'opportunità di sentire le rondini, di sentire il profumo dei fiori intorno a me, che vivo in un posto dove c'è molto verde, molti fiori. Stamani, guardando fuori, ringraziando, il mio pensiero è andato a un'altra donna come me che vive in Donbass. Lei la mattina si alza e non sente le rondini, sente le bombe. Il popolo del Donbass ha il diritto di vivere in pace. Il popolo del Donbass è massacrato dal 2014 dai loro stessi connazionali. Io ho molta affezione al popolo del Donbass perché è un popolo di miniera. Nel Donbass ci sono le miniere, la cultura della popolare del Donbass è cultura di miniera, proprio come la mia. Anche io, discendo da un'antichissima famiglia di minatori del Bresciano, minatori che hanno lavorato nella miniera Marzoli di Pezzase, Valtrompia, provincia di Brescia, dal 1428 al 1958. E la cultura di miniera è una cultura veramente particolare. È una cultura di dignità della dignità e del diritto umano che si sviluppa proprio là sotto, sottoterra. Ed è questo che il regime di Kiev, dopo il colpo di Stato del 2014, ha voluto schiacciare in Donbass. Hanno voluto schiacciare la dignità di un popolo. E vogliono annientare la dignità di un popolo. Ricorda sì un po' anche
le vicende del Vietnam, le vicende di un popolo vietnamita che voleva essere schiacciato dalla potenza americana. Siamo arrivati al termine di un'epoca storica. Il dollaro è morto. E insieme al dollaro muore il paradigma dello sfruttamento, della depredazione, della prevaricazione, dell'imposizione, della violenza, delle guerre. Muore insieme al dollaro. Tutto questo per arrivare a parlare, perché tutto è collegato, guardate, per arrivare a parlare ai miei amici e alle mie amiche dei gay pride, di tutti i gay pride. Io ho qua davanti a me sia il testo della canzone di Victor Jara che il testo delle vostre parole d'ordine dell'ultimo Gay Pride. Allora, guardate, non sono la De Mari io, no, non sono una bigotta cattolica intransigente che invita gli altri al rosario. No, guardate le mie spalle, le vedete quelle cose lì alle mie spalle? Ecco, io se devo proprio indicare una via spirituale, indico quella dell'India, attenzione, l'India sono la popolazione più grande sulla faccia della terra, hanno superato i cinesi. Guardate che l'India nei BRICS, fate un po' i conti. Ma non voglio divagare adesso su che cos'è la comunità internazionale, magari poi ci arrivo dopo. Care amiche e amici, LGBT, scusate, voglio esprimere per intero la sigla che vi definisce, perché qua c'è scritto LGBTQIA+. A tutti voi. Guardate che le vostre parole d'ordine non hanno un futuro, perché non sono universali. E vi spiego perché. La scelta di che orientamento sessuale e quanto cambiare l'orientamento sessuale è una scelta innanzitutto intima. E secondariamente vi voglio ricordare che non siete la maggioranza della popolazione di nessuna nazione. Quindi siete una minoranza che ha tutti i diritti delle minoranze. Io vi riconosco il diritto come minoranza. Quello che trovo particolarmente scorretto da parte vostra è pensare che tutto il mondo debba essere come voi. Ho il sospetto che la vostra non sia una battaglia per rivendicare dei diritti, ma piuttosto una rappresaglia, un modo per vendicarsi di tutto il male che è stato fatto agli omosessuali nel corso della storia. Beh, sappiate che quando si vuole costruire qualcosa sul sentimento di vendetta, è inevitabile che fallisca. Tutto ciò che si può costruire deve essere costruito sulla base dell'amore. A More. E l'amore, guardate che non è solo quello sessuale, ma io credo che molti di voi ci arrivino a comprendere che il concetto di amore è di una vastità tale che non può essere ricondotta solo all'apparato genitale. Ognuno di voi ha perfettamente il diritto. Vi faccio un esempio, cioè, amico, amica, tu hai il diritto di toglierti un pezzo di coscia per costruirti un pene finto che non ha nessuna funzione, né fisiologica, perché non puoi urinare, né riproduttiva, perché non serve, è solo un orpello, d'accordo?
D'accordo, ma amico, amica, accettati come sei, accettati prima di tutto, perché se no il vostro bisogno di cambiare da un sesso all'altro la vostra fluidità in realtà non è altro che mancanza di accettazione per se stessi e di nuovo mancanza d'amore, amico, amica. Le vostre parole d'ordine non hanno una valenza universale, no? Se volete ve le prendo una per una, perché sono una persona che ha una mente aperta. Ripeto, non sono né la De Mari né una ultra nazionalista fascista di destra. No, no, io sono una che ha fatto lotte sindacali, lotte sociali. Sono sempre stata, semmai, fin da quando avevo 15 anni, all'estrema sinistra ed extraparlamentare. Ho fatto anche la delegata sindacale, senza nemmeno avere la tessera della CGIL in tasca, sia ben chiaro. Quindi la mia mente è aperta. Aperta al diritto di ogni individuo di scegliere deliberatamente sul proprio corpo. E quando vi sento, vi leggo perché ragazzi, corpi quindi stravaganti come lo erano quelli di chi ha fatto la storia del movimento LGBTQIA+ e dei movimenti femministi. Allora, amici, amiche, quei movimenti femministi che voi citate, io ne sono stata parte integrante, sono stata parte produttiva di quei movimenti femministi. E vorrei farvi osservare che in gran parte quei movimenti femministi a cui voi fate riferimento erano fondamentalmente la manifestazione dei bisogni delle donne borghesi di emergere, perché la classe operaia, le donne della classe operaia purtroppo avevano altro a cui pensare, la sopravvivenza. Ok? Perché tutto questo si collega alla canzone di Victor Ara? Perché io ho fatto questo parallelo tra Victor Ara e parole d'ordine dei gay pride? Perché le parole d'ordine di Victor Ara, il diritto di vivere in pace, il diritto di non essere oppressi, il diritto a non morire di fame, il diritto a vivere in armonia con gli altri popoli del mondo, in collaborazione e cooperazione, è la base fondamentale per poter poi parlare anche della specificità del diritto delle donne e delle categorie sessuali divergenti, chiamiamole così. Non costruirete mai una casa dal tetto, ma solo dalle fondamenta. Ciò che voi affermate, tra l'altro, da un punto di vista dei processi storici, si sta già di fatto definendo. Mentre voi siete tanto preoccupati di non poter avere in affitto un utero, aperta parentesi, l'utero è quello delle donne povere, guarda il labiale, chiusa la parentesi. Se ti bombardano, mi vuoi spiegare, amico, amica, che te ne fai di avere un utero in affitto se non hai nemmeno un tetto sulla testa perché ti arrivano le bombe, che qua è guerra da tutte le parti? Il diritto di poter diventare genitore uno o due, il diritto di sposarvi. Ma guardate che tutti questi diritti già ce li avete. E quando anche non fossero ancora definiti a livello legislativo come pretendete, dal momento che vi state straziando il cuore per il decreto Zan, si chiama così? Sì, ecco. Ripeto,
E uso un altro esempio, ma se non hai il lavoro per poterti mantenere, mi spieghi che te ne fai di essere genitore 1 e genitore 2? Quindi ci sono due tipi di aspetti dei vostri discorsi, cari amici LGBTQA, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un aspetto superficiale, che è quello che fate voi, che è un aspetto superficiale di classe borghese, di gente agiata, di gente che non ha altre preoccupazioni che quello di decidere di staccarsi un pezzo di coscia e farsi un pene finto. Ma dall'altra c'è esiste la classe proletaria, sottoproletaria, ai disoccupati, i cassintegrati, i pensionati al minimo. I problemi reali sono altri. E no, io ripeto e ribadisco, le vostre parole d'ordine non sono sinistra. No, rileggetevi un po' Marx, rileggetevi Engels, rileggetevi la Luce Irigaray, rileggetevi qualcosa di femminismo. Ma voi non leggete. A voi interessa semplicemente prendere delle parole ripetute, 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 sempre uguali, sempre le stesse. Non c'è possibilità di trovare un vostro solo esponente capace di argomentare parola per parola. Voglio gli argomenti. Quest'anno parleremo di corpi, la spiegazione degli organizzatori, i nostri qualunque, comunque, concreti, desiderati e immaginati. Che vuol dire? Corpi disobbedienti e irriverenti che si contrappongono all'ordine sociale, patriarcale, razzista, abilista, grassofobico e homo, lesbo, bi, transfobico. Cosa vuole dire? Argomenti, per favore. Argomenti. Ora, io lo ripeto, non durerà per molto. Le vostre parole non dureranno per molto, perché sono parole deboli, sono parole retoriche, sono la retorica del nulla. La retorica del nulla diventa nulla. Siete il 5% della popolazione mondiale e pur rimanendo certamente giusto difendere i diritti di quelli come voi in paesi dove finiscono in galera o condannati a morte, io sono d'accordo con voi, ma siamo nel campo dei diritti delle minoranze, non siamo nel campo dei diritti umani uni. Versali, la sinistra difende i diritti universali, non quelli particolari. Le parole che rimarranno sempre immortali sono quelle di Victor Ara. D'accordo.
mi fermo. Avete anche voi la capacità di andare a cercare su internet. Cercatevi le parole di questa canzone. E ricordatevi che Víctor Jara è sinistra. Salvador Allende è sinistra. Violeta Parra è sinistra. Non quello che voi state sostenendo. Vi auguro buona vita a tutti. Fratelli, sorelle, amici e amiche LGBTQR, eccetera, eccetera. Vi auguro buona vita. Ricordatevi che l'intera umanità del globo vuole la pace, vuole la giustizia sociale, vuole l'equità sociale, vuole che tutti abbiano benessere, non solo un piccolo gruppo di miliardari, vostri finanziatori. Saluti.